Buonasera, buonasera a tutti, eccoci, buon 2021, carissimi, anche il 2020 è passato finalmente, un anno per noi davvero, davvero particolare, un anno che ci ha insegnato tantissimo e che ci ha fatto dare delle priorità importanti nella nostra vita. Ecco, gli amici si stanno collegando. Spero con tutto il cuore che abbiate trascorso delle buone feste natalizie e feste per il nuovo anno, il tempo che si collegano un po' tutti gli amici. E carissimo Paolo, buonasera a te, auguri, augurissimi. Questo venerdì live è dedicato agli auguri natalizi e sicuramente ci sarà l'occasione per poter parlare brevemente di alcune cose che hanno riguardato la settimana politica della città, anche perché c'è stato il Consiglio Comunale il 29 e quindi avremo giusto il modo di, ma per pochissimo tempo, perché poi ne parleremo di più venerdì prossimo, visto che oggi è il primo dell'anno e la nostra attenzione è dedicata a questo 2021, che speriamo che per tutti noi un anno diverso, ma che vede la sconfitta del coronavirus e che ci faccia ritornare un po' alla nostra quotidianità. Di solito io ogni anno ho sempre fatto un video dove io e la mia famiglia facevamo gli auguri a tutte le persone. E sto attendendo un attimo che viene mia moglie e mio figlio per un augurio corale. È una cosa a cui tengo. Io sono sempre molto legato alle tradizioni. Carissimo Giovanni, buonasera a te. Veronica, buonasera e tanti auguri di buon anno. A breve anche il nostro consigliere Marco Abruzzese si collegherà per gli auguri in diretta con la città. Come detto, un 2020 che è stato un anno difficile, ma nella sua difficoltà ci ha dato degli input importanti per il prosieguo della nostra esistenza. Dico per il prosieguo della nostra esistenza perché ci ha fatto ricordare che in questa terra siamo di passaggio e le priorità sono la famiglia, gli affetti quindi più stretti, il rispetto verso il prossimo e l'amicizia, valori che non si possono comprare al supermercato e che necessitano comunque di essere valorizzati sempre. Ecco, mia moglie e mio figlio, vieni qua Salvatore. Allora, ecco, ogni anno io ho sempre fatto sì che loro facessero gli auguri con me. Auguri di buon anno! Bello, Auguri! ecco. Auguri Loro, a tutti! anche per loro quest'anno è stato un anno particolarissimo, grazie tesoro, è stato un anno particolarissimo, un anno che comunque ci ha visto impegnati anche in campagna elettorale, una campagna elettorale che è abbastanza lunga e anche loro hanno sofferto nello stare a casa e quindi nel vedersi privati della loro libertà, ma al tempo stesso abbiamo avuto l'opportunità in quei 2 mesi di lockdown di riscoprire un po' noi stessi e quindi i motivi per i quali condividiamo un percorso di vita con altre persone e quanto sia importante avere dei punti fermi nella nostra vita. Uno di questi di sicuro è la famiglia, l'amore per la nostra famiglia, l'amicizia e credere fortemente in qualche cosa, credere nel futuro. Nella convinzione che si possa sempre, sempre sperare in un mondo migliore. Allora, sei bellissimo, Bruno, hai una bellissima famiglia, carissimo Giovanni. Allora, ecco, allora a breve il consigliere Abruzzese si collegherà per eccoci qui.
si collegherà per gli auguri. Aurelio, carissimo. Buonasera, buonasera a tutti. Carissimo Marco, come stai? Bene Marco, bene. Passato un buon anno? Senti, è un ottimo anno, sempre in famiglia. Anche a me uguale, tutto in famiglia qua, perché con il nuovo DPCM lo sai bene, non si possono fare più quella tavolata con amici e quella tavolata grande con altre persone, purtroppo dobbiamo seguire delle regole giuste, come dici tu, la prima cosa è la salute. Questo di sicuro. Marco, se abbassi un po' il volume perché ti sentiamo in maniera un po' forte. Okay. Adesso va benissimo. Va bene. Auguri a tutti. Auguri a tutti. Se vuoi adesso puoi fare gli auguri a tutti, puoi dirci la tua di questo fine anno. E poi dobbiamo dire che nonostante mi sono contento, il mio anno si sente un po'. Pure a me si sente male. Come avete detto, ragazzi, allora io vi faccio i miei auguri del 2021. Spero migliore del 2020. Ci lasciamo un 2020 un po' triste per i tanti morti che questa pandemia ci ha portato via, molti anche cari amici, sperando che nel 2021 riusciremo ad abbracciarci come negli anni precedenti abbiamo sempre fatto, la normalità, io quella voglio la normalità. Marco, ti sentiamo non benissimo, ti ringraziamo per l'intervento, ti lascio buon anno a tutti. Buon anno. Si è staccata la linea. Ci siamo? Era caduta giù la linea. Ecco, è caduta giù la linea. Ben trovati. Allora, questa esperienza della diretta in due, non ho capito il perché, nonostante stiamo in wifi, diventa un po' complicata. Sono contento che in questi giorni ci avete chiesto comunque di essere presenti anche con la live del venerdì, il primo dell'anno. Questo mi gratifica e mi fa capire che un qualche cosa abbiamo creato in questa città, qualche cosa di diverso, qualche cosa che comunque incuriosisce la cittadinanza, incuriosisce più che altro per capire se ciò che facciamo lo facciamo per mero opportunismo o perché realmente crediamo in quello che stiamo facendo. Quindi questa sorta di incertezza che ci sta quindi sempre nei confronti della politica, a noi ci dà sempre quella voglia di voler dimostrare alla città e non solo a noi stessi, ma a tutti gli addetti ai lavori, che si può fare politica anche per il gusto di farla, per il piacere di poter rappresentare, sentirsi onorati di rappresentare una comunità al di là del ruolo specifico, quindi se si è di minoranza, di maggioranza, se si è sindaci oppure consiglieri di opposizione, il ruolo in politica conta poco, quello che conta è la volontà di volersi occupare degli altri, un po' come ci siamo occupati in questa settimana della questione buoni spesa, e quindi andiamo un po' a un tema, l'unico tema di cui parleremo oggi, primo gennaio 2021, tema centrale. Vi comunico che sono stati riaperti i termini
per presentare le domande a coloro che non l'hanno presentata perché credevano che nonostante beneficiassero del reddito di cittadinanza non potessero averne diritto. Poi con delibera del 14 dicembre vi è stata una delibera di giunta che ha esteso la platea, però ricordiamoci che quella stessa delibera ha posto un vincolo di euro 8.000 come soglia ISE per i nuclei familiari, i familiari per poter fare domanda. Allora, sulla questione devo per forza far spiegare a me stesso e a chi ci ascolta in maniera quanto più semplice possibile qual è la discussione che abbiamo portato in consiglio. La discussione è una questione di tipo giuridico, dove una domanda e un bando, se viene modificato, non viene modificato in questo modo. Che significa? Nasce la domanda per i buoni spesa con dei requisiti, dove chi aveva reddito di cittadinanza che superava i 400 euro, chi aveva i sussidi, prestazioni a sostegno del reddito e quant'altro poteva fare domanda se superassero i 400 euro. A un certo punto queste persone, nonostante non avessero requisiti, hanno fatto domanda e con delibera del 14 dicembre hanno avuto accesso a questo buono spesa. Ok. Giuridicamente non è possibile una cosa del genere. Se va a modificare un bando, un avviso comunale, cioè un avviso pubblico, devi prorogare i termini e dare la possibilità a tutti di potervi partecipare. E quindi questo qua era un punto. L'altro punto è che mentre da un lato l'amministrazione ha aperto le frontiere a chi beneficia del reddito di cittadinanza e misura sostegno del reddito, dall'altro lato ha escluso chi avesse una soglia ISE superiore agli 8.000 euro, in totale illegittimità giuridica, e questo l'abbiamo fatto presente anche in Consiglio Comunale. Fatto sta che ad oggi la Giunta Comunale non ha deliberato in autotutela su questo punto e con determina del 29 dicembre il responsabile dell'ufficio delle politiche sociali ha emanato un nuovo avviso pubblico dove dà la possibilità a coloro che hanno il reddito di cittadinanza o che percepiscono sostegno, prestazione a sostegno del reddito, quale disoccupazione, NASPI, cassa integrazione e quant'altro, di poter fare la domanda, e ha cristallizzato le domande per coloro che superavano la soglia ISE degli 8.000, quindi al bando precedente, e facendola partecipare in un'unica graduatoria fino al esaurimento delle risorse. Quest'atto, da un punto di vista giuridico, è un obbrobrio, ma lo dico in maniera, lo dico da avvocato, e voglio essere smentito se sto dicendo una stupidaggine. Ho detto alle persone che mi stanno chiamando questi giorni che ci stiamo attivando per trovare uno studio legale amministrativista che sia disponibile a venire incontro a queste 150 famiglie escluse dal beneficio del bonus spesa e con una piccola quota pro capite poter vedere riconosciuto un diritto innanzi al TAR per un atto illegittimo dell'amministrazione. Vedremo come andranno le domande. Se i 150 che sono stati esclusi beneficiano lo stesso della prestazione, non c'è più l'interesse ad agire, quindi non avvieremo nessuna azione nei confronti dell'ente. Ma qualora anche un solo soggetto volesse vedersi riconosciuto il diritto di avere il beneficio del buono spesa, noi come consiglieri comunali, a prescindere di essere opposizione, ma anche anche a tutela dei diritti dei cittadini, ci renderemo disponibili affinché queste persone trovino la loro giustizia innanzi alle sedi competenti, perché questa amministrazione ha dimostrato ancora una volta che ha orecchie da mercante, cercano collaborazione, dicono di voler collaborare, ma in realtà
non hanno alcun interesse di mettersi in discussione e recepire quelle che sono le istanze del, anche di un'altra parte del, del Consiglio Comunale. Questa è la cruda realtà e voglio essere smentito. Però prima di parlarvi oggi nella live, io ho avuto modo di parlarne in privato con i membri della maggioranza, con qualche membro della maggioranza, e niente, c'è un modus operandi che non dovrebbe appartenere alla nostra generazione. La nostra generazione dovrebbe essere una classe politica che abbia alla base l'interesse comune, una sorta di crescita comune, perché in questi anni non abbiamo avuto la possibilità di formarci nei partiti e nelle associazioni, e quindi ascoltare, l'ascolto dovrebbe essere alla base, mentre questo non capita, ma come anche per la wifi gratis. Io e il consigliere abruzzese abbiamo inviato una PEC il 14 dicembre, ad oggi sono passati 16 giorni, non sappiamo se stanno occupando, se è una cosa che a loro interessa. Sono 12 postazioni gratis che potrebbero comunque far bene alle famiglie che non possono permettersi internet, la DSL a casa, in alcuni punti strategici della città. Noi dal canto nostro ci sentiamo soddisfatti per il lavoro che stiamo facendo. La nostra è un'opposizione costruttiva, non critichiamo la maggioranza per il mero gusto di farlo, siamo sempre lì a proporre e a dare anche soluzioni concrete a ciò che proponiamo. Voglio essere sempre smentito del contrario. Il rispetto che nutro nei confronti dei colleghi, sia di minoranza che di maggioranza, è tanto, e per questo ci chiamiamo moderati per 3200. Non mi sento e non ci sentiamo superiori agli altri, sappiamo però di avere delle qualità che vorremmo mettere a disposizione della nostra cittadinanza, e speriamo che nel prossimo futuro, quando parliamo con gli organi preposti, le nostre istanze vengano, non dico accolte del tutto, ma quantomeno ascoltate. Allora fatemi fare un po' gli auguri di buon anno alle persone che sono intervenute. Chi vuole intervenire in diretta lo sapete che lo può fare. Ecco, allora, carissimo Salvatore, un augurio di buon anno a te e alla tua famiglia bellissima, e ho avuto modo in questi giorni di vedere i tuoi post. Sei una persona stupenda, sei una bravissima persona. Un saluto a te e alla Protezione Civile. Carissima Luisa Pizzinga, buonasera a te, un bacione a te, ad Antonio, a tutti carissimi moderati. Che bello sentirvi e vedervi. Franca, buon anno a te e alla tua famiglia. Carissima Lina, buon anno a te e alla tua famiglia. Carissima Margherita, augurissimi a te. Allora, volevo far presente che alcuni cittadini mi ponevano un problema riguardo il catechismo nella chiesa di San Michele. Il problema è che la chiesa di San Giorgio ha attuato la didattica a distanza, mentre, sto leggendo, mentre la chiesa di San Michele attualmente non ha effettuato nessun corso a distanza. In conseguenza mi dicevano che sono preoccupato in quanto quest'anno i loro figli dovevano ricevere la prima comunione. È un Marco, questo è un tema di cui avresti dovuto parlare stasera nella diretta, come anche il tema che riguarda gli assembramenti fuori ad alcuni bar della nostra cittadina. Verificheremo il prima possibile quali possono essere le soluzioni a queste problematiche. Ricordiamoci, ragazzi, che questa città ha perso un'occasione per rispettare delle norme nazionali e locali in merito sia ai fuochi d'artificio, quindi quella è una norma locale dove c'era un'ordinanza sindacale che vietava i fuochi d'artificio, e noi ieri sera comunque abbiamo assistito a famiglie che comunque lo facevano, e quindi spero che
queste persone vengano multate dalle autorità locali, perché le regole sono fatte per essere rispettate. E per quanto riguarda invece gli assembramenti in città, vorremmo che venissero elevate delle sanzioni nei confronti di coloro che, nonostante vengano invitati ad non aggregarsi tra di loro, quindi parliamo proprio dei giovani 15, 16, 17, 18 anni nella zona adiacente al Gallery, alle spalle del Gallery, nonostante i vigili passino e poi dopo mezz'ora stanno di nuovo tutti lì, ci sono lì i cittadini che ci mandano le foto, siamo veramente stanchi di questa cosa, quindi invitiamo anche gli organi locali e non solo a provvedere, e vi garantiamo che in questi giorni anche noi saremo il vostro megafono affinché ciò finisca. Carissimo Michele Morzillo, ciao, vorrei dimenticare il vecchio anno per augurarvi una nuova vita fatta di abbracci, sorrisi, voglio augurare un anno gioioso anche a te e alla tua famiglia, una bellissima famiglia, un abbraccio a Veronica, siete delle persone meravigliose. E per risolvere si dovrebbe sanzionare continuamente, sì Marco, Marco, dobbiamo essere vigili da questo punto di vista e dobbiamo cercare di essere un po' più incisivi. Se con le buone maniere non ci si riesce, allora ben vengono le sanzioni, e quando è per tutti è metà festa, si dice da noi. Signori, è stato un anno intenso, ricco di emozioni. Alcuni giorni fa vedevo i video della campagna elettorale, una campagna elettorale che ci ha visto ai nastri di partenza come spacciati, un gruppo di giovani che non aveva alcuna speranza di poter fare risultato a 30 o 200, e invece abbiamo avuto la fortuna di avere una comunità che ha risposto presente, che era pronta a forse un cambiamento radicale, no, altrimenti l'avremmo vinta alle elezioni, però ha dato dimostrazione che era pronta al cambiamento, e quel cambiamento era visto un po' nella nostra figura, giovani ragazzi, indipendenti, senza sponsor, che si sono candidati per il desiderio di poter dare speranza a una nuova generazione politica di sentirsi uomini liberi. Allora questo è il messaggio che lascio lascio a tutti voi, prima di augurarvi un buon anno a tutti. Un messaggio di libertà. La libertà va conquistata e ha un prezzo. Il prezzo della libertà è giornaliero. L'indipendenza ha un costo e non sono frasi fatte. Sentirsi uomini liberi lo si fa al lavoro, nelle amicizie, nei rapporti interpersonali, non essere essere liberi non significa essere persone non disposte a scendere a compromessi, perché il compromesso fa parte della nostra esistenza, anche nelle nostre famiglie viviamo di compromessi. L'importante è che sia un compromesso lecito. C'è una differenza tra compromesso e libertà. La libertà di autodeterminarsi non ha prezzo, e su quello dobbiamo lavorare, e su quello lottiamo affinché la generazione che viene dopo di noi sia conscia che l'unico modo per risollevarci a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale è la possibilità di essere uomini liberi. Buon anno a tutti e auguri Nicoletta, auguri a te, saluto a tutti voi, carissimo Crescenzo, buon anno. Nicoletta, buon anno a te e alle due piccole. Con questo non ho voluto fare il professore con quello che ho detto, è una cosa in cui credo fortemente, e è una delle cose che mi ha spinto ad accettare la sfida di candidarmi a 3 docenta contro tutti e tutti. L'ho fatto non per velleità personali, né io né i moderati per 3 docenta, l'abbiamo fatto insieme, perché insieme sappiamo di contare qualcosa, singolarmente siamo solo piccole isole. Buon anno a tutti e grazie per il vostro contributo giornaliero
per tutto l'affetto che ci dimostrate. Buon anno.